Tanti dubbi in questo momento generano in te un grande fermento per una scelta che stai per fare, per un futuro da conquistare. Se ci azzecchi dici wow, ma se sbagli fa un bel guaio. Intorno a te poi tutti quanti sembrano esperti comandanti, sanno tutto, scuola e luogo, pare quasi che sia un gioco. Vorresti ed è naturale una scuola per te speciale, nella quale con simpatia alle ore di lezione fuga via. Se ben ti prema certamente arricchire la tua mente e sviluppare abilità che caratterizzino la tua personalità. Poi vorresti avere al fianco ancora il tuo compagno di banco, quell'amico particolare con il quale sorridere è naturale ed attendi con speranza che da te non prenda distanza e che almeno continuasse ad essere il tuo compagno di classe. E sì, le scuole sono tante ed ognuna sta importante, professionale, istituto tecnico, liceo ed ancora altre sono in corteo. Tu però dovrai valutare ciò che ti piace, ciò che sai fare, mediante tra sogni e volontà con gran senso di responsabilità. Perciò ti invito ad ascoltare quando ti voglio raccontare del liceo delle scienze umane di Pontecorvo e forse l'enigma ti risolvo. Tra matematica, italiano, latino, lingue straniere e filosofia trova spazio la pedagogia. Qui si innestano, come per magia, antropologia, psicologia, sociologia. E tutte insieme magicamente guidano nell'affascinante studio della mente, dell'essere umano che apprende e lavora, socializza, influenza e si innamora. E scoprirai così perché, tra volte è triste e tra volte è un re, nei 5 anni che dovrai frequentare, apprendere l'arte dell'insegnare, usando il metodo più opportuno per far sì che apprendere sia di tutti e di ciascuno. Per raggiungere la padronanza effettuerai specifiche esperienze di alternanza e vivrai anche in qualche momento l'emozione dell'insegnamento. Ancora viaggi, progetti e attività potrai trovarne volontà. Al termine del 5° anno nuove porte si apriranno. Se vorrai proseguire con la tua istruzione a tutte le facoltà universitarie potrai presentare domande di iscrizione. Ti attenderanno con maggiore attinenza quelle delle discipline nelle quali avrai sviluppato maggior competenza, scienze sociali e della formazione, psicologia, sociologia e scienze dell'educazione, lettere e filosofia, scienze infermieristiche, logopedia e fisioterapia. Se vorrai prendere la strada dell'eloquenza potrai anche accedere alla facoltà di giurisprudenza, dalla carriera militare ad altro potrai pensare perché a tutti i concorsi pubblici potrai partecipare. Con impegno e perseveranza nel mondo lavorativo potrai riporre speranza, investendo la tua formazione in attività sociali e del mondo dell'istruzione, ludico espressiva ed animazione, marketing e comunicazione, integrazione culturale, riabilitazione e formazione, servizio sociosanitario e assistenziale ed infiniti sbocchi professionali. Nell'augurarti la scelta migliore ti invito alla riflessione e ti chiedo scusa se quasi giocando ti ho presentato il liceo delle scienze umane di Pontecorvo di cui mi vanto.